Ciao a tutti e benvenuti nel mondo del dottor Rekeweg. Sono Silvano Beltramo e in questo video tutorial vi spiegherò come realizzare gli studi dei personaggi che ci serviranno per la nostra mini storia del dottor Rekeweg. Nello scorso episodio abbiamo visto come dall'idea si è arrivati a realizzare la sceneggiatura della nostra storia. Una delle caratteristiche di questo mini episodio di Rekeweg è che è ambientato nel 1991. Quindi bisognerà studiare delle versioni giovani dei nostri tre personaggi, Mark, Bastian e Theo. Dalle indicazioni dello sceneggiatore sappiamo che i personaggi hanno circa 11-12 anni. Partendo dalle versioni adulte dei personaggi, proviamo a immaginarli molto giovani. Ricordiamo che un ragazzo avrà i lineamenti più morbidi, gli occhi più grandi e meno segni di espressione di un adulto. Iniziamo quindi da Bastian. Da adulto ha gli occhiali e possiamo pensare che li avesse anche da ragazzino. Ovviamente ha i capelli biondi. Proviamo però un altro taglio di capelli più adatto. Per quello che riguarda i vestiti, possiamo cercare delle immagini di documentazione su come era la moda nel 1991. E possiamo fare delle prove prima di trovare un abbinamento di vestiti che ci soddisfi. Rispetto ad un adulto, anche le proporzioni del corpo cambiano. Un ragazzo avrà la testa un po' più grande rispetto al corpo. Ed ecco la scheda finale del personaggio realizzata da Sergio Giardo, l'autore grafico della webserie del Dottor Rekeweg. Il personaggio è rappresentato a figura intera e in primo piano. La scheda servirà da base per tutte le rappresentazioni nei fumetti, anche se realizzati da disegnatori differenti. Per Theo, dato che è un nuovo personaggio, partiremo invece dalla descrizione dello sceneggiatore. Impostiamo il volto, sempre lineamenti delicati e occhi e bocca più grandi, e i capelli ricci, e i suoi vestiti. Ed ecco la scheda finale. Per l'ultimo personaggio della nostra storia, ovvero il dottor Rekeweg, avremo una piccola difficoltà in più. Dato che l'adulto ha la barba, dobbiamo comunque trovare alcune caratteristiche, come lo sguardo curioso e i capelli un po' lunghi, per cercare di renderlo riconoscibile. Iniziamo a disegnare il volto. Ecco quindi un primo tentativo. Cambiamo il taglio dei capelli, così è sicuramente più vicino alla versione giovane di Rekeweg. Disegniamo anche i vestiti, ed ecco la scheda finale realizzata da Sergio Giardo. Bene, per ora è tutto. Nel prossimo video vedremo il passaggio successivo, ovvero lo studio del layout e la realizzazione del disegno a matita della nostra tavola. A presto e buon disegno!